Lei ce l'ha messa veramente tutta per cercare di trovare una soluzione, ma questo ad oggi non è bastato, il comune continua a chiudere la porta. Io ho fatto tutto quello che potevo fare, che era nelle mie possibilità, mi sono messo anche a fare la banca, che non è il mio mestiere, dando la possibilità di pagare in 10 rate il rimborso dell'indennizzo che riteniamo congruo per lasciare una convenzione che ad oggi scade il 2041, l'amministrazione evidentemente non la pensa così, evidentemente ritengo a questo punto l'unica cosa che posso pensare è che non ha voglia di chiudere l'operazione, punto. Si torna all'arbitrato a questo punto? L'arbitrato è già ripartito, sono state già presentate le memorie e considerazioni da parte dei nostri legali, adesso il Comune avrà diversi giorni per fare le controrepliche e dopodiché l'arbitrato prevede che a questo punto i giudici, credo, possono decidere di nominare un consulente tecnico per valutare la nostra proposta, al termine della quale faranno il lodo, il cosiddetto lodo, quindi diranno chi ha ragione e chi non ha ragione e si chiuderà. Quindi la possibilità, magari così da remoto, che ci possa essere un piccolo spiraglio per riprendere questa trattativa e sedersi attorno ad un tavolo e parlare visivamente? Ma guarda, io mi sono seduto, sono 5 anni che mi siedo, vado correndo a destra e a sinistra pregando di ragionare, di essere così, formulando le proposte più, che neanche loro sappiamo come poter fare, perché è facile parlare, dicevo separo la gestione sportiva da quella, sì, a dirle è facile, poi a farlo bisogna metterlo in campo, gli ho trovato la soluzione, gli ho messo la soluzione su un piatto d'oro, non d'argento. E non è stata accettata, non ci siamo voluti confrontare, mi è stato imposto all'ultimo momento questa è l'offerta che ti facciamo, prendere o lasciare, o lascio. Presidente, siamo alla vigilia di un grande risultato del Teramo Calcio. Sono contentissimo. Domenica prossima salvo. Spero che il prossimo anno possiamo festeggiare la Serie C. Quindi il mio augurio è che questa la davo per scontata perché la squadra è veramente un'ottima squadra, hanno un'ottima organizzazione. E spero che possa tornare veramente in Serie C, perché dove questo stadio merita di essere rappresentato, merita di avere squadre di eccellenza superiore, di qualità superiore per poter usare. Quindi il Teramo gli auguro veramente di poter tornare presto in Serie C. Ma rischia di non poter giocare al Bonolis, questo è il problema. Beh, questo dipende poi dopo dall'organizzazione della società. Questo stadio costa queste cifre. E naturalmente io ho sempre detto per fare calcio bisogna essere strutturati, bisogna avere le capacità per poterlo fare, credo che la squadra sarà in grado di organizzarsi, perché è normale che più si va avanti, poi il presidente De Antonio sicuramente è un grosso imprenditore, abile, capace, quindi avrà la forza per trovare le risorse come l'ho avuto io nel gestire per 3 anni, anche in periodi molto più difficili con la pandemia, una squadra di calcio professionistica, quindi credo che anche il presidente D'Antonio riuscirà a trovare le forze per poter sostenere. Questo stadio costa queste cifre, poi se se ne vorrà far carico l'amministrazione, l'amministrazione può anche pagargli lo stadio se vuole. Perché il Teramo continuerà a giocare qui? Ma basta che paga, qui il Teramo mica gli è stato vietato l'ingresso, anzi io sono contento che venga a giocare qui nello stadio, quindi poi dopo si possono trovare anche formule, perché alla fine il comune decide, ok guarda pagheremo noi la tariffa per giocare al gestore, per giocare qua. Di soluzioni se ne possono fare tante, quindi io non mi devo mettere a fare il suggeritore delle soluzioni, io faccio la mia parte, quella del gestore. Presidente, però cosa vuole dire alla città e ai tifosi? Beh, voglio dire che stiamo perdendo solo tanto tempo e purtroppo io l'ho perso a discapito economico mio, della mia famiglia, della mia azienda, del mio tempo, perché io queste cose mi fanno perdere tanto tempo, concentrazione sul mio lavoro, e quindi questo mi dà fastidio. Se si decide di fare un percorso, questo percorso si fa, si sanno quali sono le regole e si deve finire. Non si può arrivare all'ultimo momento a fare sempre gli stessi giochi, rinviamo di nuovo la palla avanti, come ha fatto per oltre 1 anno e mezzo sull'arbitrato. L'ha fatto anche in questa occasione. Io, come ho detto all'inizio, ero veramente convinto che questa volta ce l'avremmo fatta, perché mi sembravano assolutamente ottimi i propositi di chiudere la vicenda, almeno così dalle cose. Però evidentemente dici una cosa e ne fai un'altra. E a proposito di perdere tempo e soldi, salteranno anche i concerti?
Per quest'anno sicuramente sì, perché naturalmente non abbiamo avviato la programmazione dell'acquisto della copertura del manto. Adesso vedremo come si chiuderà questo arbitrato, perché a quel punto, se lo dovessimo vincere, quindi sappiamo di avere una convenzione che ci permetterà di arrivare fino al 2080, naturalmente partirà immediatamente quell'investimento con tutte le sue conseguenze. Se lo dovessimo perdere, naturalmente restituiamo la concessione, quindi non sarà più un nostro compito pensare ai concerti. Grazie.